dopo la, dopo la FIFA, si intende con FIFA quella che ha stabilito di proibire di riprendere le ragazze da vicino negli stadi, l'avevi letta, una cosa che è capitata 4 giorni fa. Per lei la FIFA ha fatto un'eccezione, imponendo di riprenderla a tutto campo quando si presenta in un campo sportivo. Possiamo mandare il filmato? È bella, queste cose. Ma non le basta, vuole essere bella con l'anima. E dopo aver recitato la parte della Miss, Miss Italia, Miss Chi, Miss Luna, Miss Televoto e Miss Web, cerca l'oblio e si laurea in una materia inesistente, scienze della comunicazione. Comunicare è un istinto che le appartiene, non una scienza. D'altra parte la sua vita fu attraversata da un terribile destino che ha legato la sua vicenda umana alla storia. Daniela Ferolla vinse a soli 17 anni l'edizione di Miss Italia del 2001, proprio la notte prima della catastrofe, del catastrofico attentato delle Torri Gemelle, e la sua gloria fu travolta dalla tragedia. Certo, questa esperienza l'ha resa più forte. Daniela crede in Dio e attende il miracolo, scegliendo l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Incontra così due santi, Carlo Conti e Fabrizio Frizzi. È una mattina d'estate e s'apre per lei la vita in diretta. Ormai sulla giusta strada trova una linea verde ed essa la conduce alla beatificazione. Nel 2015 debutta in prima serata su Rai 1 con Massimo Giletti in Una voce per Padre Pio. Dio la protegga. Dall'alto del cielo anche gli angeli applaudono. Sì, perché il direttore del parco... E la motivazione ufficiale, grazie, rappresentante del nostro territorio, Vittorio.